La nostra guida agli acquisti continua e nella recensione di oggi voglio presentarvi alcuni prodotti davvero molto molto interessanti. E ho deciso di partire con un prodotto che tra l'altro ho già utilizzato. Parliamo del filato Tencel. Avete già un tutorial sul canale, vi faccio passare la miniatura, in questo modo potrete ricordare di cosa si tratta. È un prodotto che ho trovato fantastico, tanto che ho voluto recensirlo proprio dopo l'utilizzo per raccontarvi proprio le sensazioni che questo prodotto mi ha dato, visto che è una delle composizioni più particolari che io abbia mai provato. Si chiama Tencel. Tencel è proprio il nome del prodotto, che è diciamo un sinonimo della parola Lyocell, che è la composizione di questo prodotto. Il Lyocell o Tencel, infatti, è una fibra che viene estratta direttamente dalla polpa del legno, eucalipto o faggio, sono i due legni che vengono utilizzati maggiormente, e quindi, come tutte le fibre naturali, tendono ad essere più morbide, particolarmente traspiranti, quindi a contatto con la pelle risultano particolarmente confortevoli. Pertanto vi suggerisco di utilizzarlo a pelle come tipo di prodotto, cioè per realizzare capi sicuramente manica lunga, manica corta per la mezza stagione, ma anche per la piena estate, che possiate indossare direttamente a contatto con la pelle, perché come vedrete è fresco, confortevole, molto traspirante, pertanto adattissimo un pochino a tutte le età e alla realizzazione di un'infinità di progetti diversi. Nella mezza stagione potrete infatti utilizzare il Tencel per la maglieria, la manica lunga, giacchini, ma anche kimono, capispalla in generale, eccetera, come anche accessori come stole, scialli, bactus. Nella piena estate potrete utilizzare questo prodotto per qualsiasi idea, dall'abito alla blusa, al copricostume, eccetera, ricordandovi sempre un passaggio fondamentale. Oltre alla composizione, che diventa sicuramente un elemento da scegliere quando noi vogliamo realizzare dei progetti e quando abbiamo anche delle esigenze specifiche, la composizione va sempre tenuta presente, come la resa, per esempio, quindi il rapporto grammatura-metraggio dei gomitoli, perché in base alla grandezza del progetto dobbiamo anche essere coscienti di quanto prodotto ci servirà. Quindi spero in questo i tutorial vi possano dare una mano a farvi rendere conto del consumo di prodotto, dei vari articoli che vado ad utilizzare, in modo che li possiate scegliere con maggiore cura e consapevolezza quando dovete avviare i vostri progetti. Tra l'altro è molto importante, insieme a tutti gli elementi che vi dicevo, anche l'uso dell'uncinetto. A seconda che utilizzate un punto tessuto molto complesso, sofisticato, che chiude molto la lavorazione rispetto ad una lavorazione molto più aperta e a trama più ampia, andrete a decidere anche il peso, la consistenza e quindi la leggerezza del capo. Quindi per diciamo per i progetti estivi, quando il caldo, insomma, diventa importante, eccetera, dove cerchiamo capi freschi, confortevoli, leggeri, che non sentiamo addosso, senz'altro aprire la trama diventa fondamentale. Quindi utilizzare non solo un uncinetto più grande, ma anche un punto più ampio, ci aiuta ad indossare ancora meglio i capi che realizziamo. Al contrario, invece, chiudere la lavorazione e usare dei punti più complessi ci permette di usare il cotone anche nei cambi di stagione, quindi nell'autunno e all'inizio della primavera. I colori sono bellissimi e adesso ce li vediamo uno per uno. I colori sono il tortora bianco, il colore grigio perla, il beige, il rosso, l'azzurro, il blu, il giallo. Questo bellissimo punto di colore si chiama cipolla ed infine l'arancio. Questa forse è stata una delle combo che mi avete segnalato maggiormente, che potrebbe, perché no, diventare protagonista di un prossimo video tutorial. Ma come potete immaginare, le combinazioni da fare sono veramente moltissime, partendo da due tonalità neutre come queste, che possono essere arricchite da colori più decisi come l'arancio oppure lo stesso cipolla. Ovviamente abbiamo anche questi colori che sono stupendi tra di loro, che possiamo abbinare a 2 a 2, addirittura a 3 a 3. Tra l'altro vi dico subito che c'è una novità, infatti oltre ai colori che vi sto presentando oggi in questa recensione, con ogni probabilità a breve se ne aggiungeranno altri 6 per arricchire ancora di più questa tavolozza di colori fantastici e per poter esprimere al meglio la nostra creatività. Quindi che scegliate un colore unico o che
che andiate a combinare due o più colori, senz'altro la composizione e la particolarità di questo prodotto non vi deluderanno. Per quanti invece si stessero chiedendo: ma come mai il gomitolo ha questa forma così particolare? Il cotone scivola parecchio, soprattutto quando è bello lucido e brillante come questo, quindi un gomitolo rotondo si andrebbe a disfare velocemente durante l'utilizzo, pertanto è stata decisa questa forma più allungata che regge decisamente meglio, diciamo, la quantità di prodotto, visto che il gomitolo è composto, ve lo leggo subito, da 200 grammi di prodotto per un totale di 450 metri. Il rapporto grammatura-metraggio è molto alto, pertanto è un prodotto che ha una resa anche molto molto elevata. Sulle cartine, come sempre, trovate tutte le indicazioni per manutenzione, lavaggio, indicazioni per ferri, uncinetto, le certificazioni che sono importanti. E proprio per preservare la forma bellissima di questo gomitolo, vedete che all'estremità di ciascuno è già disponibile il filo interno, che voi potete prendere ed iniziare ad utilizzare, in modo che teniate la vostra cartina e il vostro gomitolo fermo sul piano e possiate quindi iniziare la vostra lavorazione al massimo del comfort e quindi della praticità. Questo è il Tencel. La nostra recensione prosegue, adesso vi presento il filato Marlene. 8 colori bellissimi. Questa è una fettuccia che si presenta in rocca, e la sua particolarità è l'effetto intrecciato che, come vedete, genera anche delle sfumature e delle cromie molto particolari. E la composizione è 62 cotone, 35 poliestere e 3 fibra metallica. 250 grammi ciascuna rocca per un totale di 500 metri. La resa è veramente molto molto alta. È un prodotto confortevole, traspirante, dalla texture molto ricca, questo grazie sicuramente a questa fibra metallica che va a dare quella punta di lucentezza al capo senza in nessun modo intaccare la traspirabilità del prodotto e il comfort che ha a contatto con la pelle, quindi è comunque un cotone molto molto morbido. Vediamo i colori che sono davvero particolari, partendo da questo che è il colore magenta. Abbiamo poi il blu, abbiamo il verde, abbiamo il panna, abbiamo il nero, abbiamo l'arancio, abbiamo il beige ed infine abbiamo il grigio. Vediamoli attentamente. Questi colori sono davvero meravigliosi, sorprendenti per la bellezza, quindi meritano proprio un'attenzione specifica. Guardate innanzitutto l'effetto intrecciato, quindi sembra quasi una catenella, dove si vanno ad alternare queste basi, questo mix di materiali che creano questo effetto davvero strepitoso. Questo nero è stupendo e gli inserti, come vedete, gli creano delle sfumature senz'altro molto molto particolari. Sfumature che troviamo comunque in ognuna delle colorazioni. Guardate l'arancio, sempre un effetto tricottato, quindi catenella. Questo significa che il filato è molto chiuso, cioè è leggero, perché la trama comunque è come un tricotin, no? Quindi una catenella non troppo chiusa, ma che non si può aprire alla lavorazione, quindi non è ritorto, il filo è già lavorato, per cui non è un filo che mette in difficoltà le persone principianti che magari non amano particolarmente i fili che tendono ad aprirsi. Guardate quanto è bella la sfumatura dell'arancio con questo mix di tortora e grigio, che è davvero spettacolare. Vedete, lucido il giusto, quindi vi può generare sia capi casual che non, a seconda poi del pezzo che decidete di andare a realizzare. Guardate la bellezza di questo colore, che è il beige. Anche questo sembra quasi un oro e un argento messi insieme, e anche tra di loro secondo me si possono fare delle combo molto interessanti, come per esempio il beige ed il grigio, che hanno delle tonalità inverse. Nel beige c'è un po' di grigio, nel grigio c'è un po' di beige. Oppure guardate il magenta, sempre con questa componente argentata, anch'essa veramente molto molto bella. Soprattutto è molto interessante il fatto che sia appunto tricottato, quindi morbido, soffice, e che abbia una resa così elevata, quindi sarà un prodotto molto interessante che non vedo l'ora di testare. Guardate il blu,
ci vedo benissimo una scianellina, una giacca a taglio jeans, ma anche un semplice maglioncino, perché qui ci sono più colori che sfumano dal celeste verso il viola, sono dei colori veramente stupendi che valorizzano tantissimo questo blu. Quindi poi a seconda che utilizziate l'uncinetto classico, l'uncinetto tunisino, una lavorazione più aperta o più chiusa, la resa, i ferri rispetto all'uncinetto, la resa del prodotto cambierà tantissimo e la texture sicuramente sarà sempre nuova. Guardate quanto elegante anche il verde, perché in questo caso i toni sono più mixati, quindi si vedono meno contrasti, che comunque ci sono, rendono questo prodotto ancora più brillante. Chiudiamo con il panna, che in realtà ha una base panna mescolata con un colore più rosa e l'effetto è stupendo. Questo, per esempio, si potrebbe mescolare con l'arancio. Quindi divertitevi anche nel creare delle combinazioni particolari. La bellezza. Vi presento il Marley Cot. Lo abbiamo visto nell'ultima diretta del Giovedì delle Fate su YouTube, ma oggi nella recensione, vedendo appunto i colori tutti insieme, possiamo godere di questa meraviglia. Nove colori straordinari che possiamo combinare tra di loro secondo il nostro gusto, la nostra fantasia. Sono davvero uno più bello dell'altro. Abbiamo tonalità più delicate come il grigio e il perla, abbiamo tonalità più decise con questo smeraldo, per esempio, o il nero con l'oro, ma sono veramente meravigliosi. Adesso poi con calma vediamo una rocca per volta. Ci sono 250 grammi all'interno della rocca per un totale di 450 metri, quindi una resa molto alta. La combinazione è un mix di ingredienti che creano un equilibrio perfetto, capace di rendere questo prodotto un prodotto 4 stagioni. C'è un prodotto che a seconda della lavorazione, della trama, del numero di uncinetto, del punto prescelto, si può adattare all'inverno quanto all'estate. Detto questo, per quello che riguarda la composizione, abbiamo una base di cotone al 55%, un 20% di poliestere, 9% di poliammide e 12% di fibra metallica. Il nome vi ricorda qualcosa? Abbiamo conosciuto il Marley la stagione scorsa, ci ha innamorato proprio grazie a questa fibra metallica che lo rende brillantissimo e lo rende davvero molto sofisticato. E oggi abbiamo una proposta con una base in cotone per tutte le persone che vogliono a contatto con la pelle il massimo del comfort. Quindi la composizione che ha una più alta percentuale di cotone è pensata per garantire il comfort, quindi dovrebbe non pungere se tenuto a contatto con la pelle, senza però rinunciare a questa componente di luminosità che è sicuramente l'elemento caratterizzante di questo prodotto. Cominciamo con questo bellissimo colore smeraldo che ha la fibra metallica oro, stupendo, meraviglioso, molto sofisticato, che si sposa tra l'altro con tante, si combina con tanti colori, quindi se avete dei look sul blu, sul nero, è un colore davvero molto molto versatile. Abbiamo poi un blu fantastico, guardate, invece qui la parte metallica, sembra quasi un cielo stellato, assolutamente stupendo, anche il mix insieme non sarebbe male. Guardate poi la bellezza del glicine, anch'esso molto elegante, sembra quasi ci siano dei cristalli, dei punti luce, dei brillantini, no? Dei diamantini incastonati nel filato. Anche questo è stupendo, come lo è il perla, elegantissimo, o il grigio. Anche questa è una combo fantastica che vi permetterà di realizzare dei capi e degli accessori super eleganti. Per non parlare del giallo, per chi ama i colori molto caldi, intensi, ma che comunque abbiano una loro sobrietà, perché poi non sono colori accesi, ma sono ben pigmentati. Colore che si potrebbe, per esempio, sposare benissimo con questo nero. Per gli amanti delle tonalità calde, come rinunciare a ruggine? Guardate la bellezza di questo colore, come la bellezza di questo rosa cipolla, perché la base in cotone è rosa, la fibra metallica color cipolla, il mix che viene fuori è sorprendente e quindi anche questa, per esempio, potrebbe essere una combo, come potrebbe essere questa, una bellissima combo. Quindi, beh, qui c'è decisamente da divertirsi. Dunque, colori caldi, colori freddi, ce n'è davvero per tutti i gusti. A malincuore lasciamo andare questo bellissimo prodotto 4 stagioni che è appunto il Marley Cot e cominciamo ad immaginare quale
o quali colori potremo utilizzare per realizzare i nostri accessori e valorizzare così al meglio i nostri outfit. E quando il caldo arriva, ci viene incontro il filato Santana. Sei colori stupendi, vi consiglio di dare uno sguardo ai tedini, ma ve li mostro comunque in sovraimpressione quando vedremo singolarmente i vari colori, perché i tedini, nascondono delle meravigliose sorprese, perché il gomitolo già presenta la propria texture, già possiamo immaginare quello che potrebbe venire fuori, ma visti i tedini l'effetto wow è assicurato. Innanzitutto, per quello che riguarda il Santana, abbiamo un 85 cotone e 15 poliestere, il gomitolo da 100 grammi al suo interno 200 metri di filato, quindi la resa è senz'altro buona. Ma vediamo i colori uno per uno. Innanzitutto vi ricordo sempre che sulle cartine sono indicati tutti i dettagli importanti: manutenzione, lavaggio, numero di ferri, numero di uncinetto, sono indicate tutte le varie certificazioni che sono importanti perché sono la garanzia della qualità del prodotto e soprattutto trovate la composizione e tutti i riferimenti utili. Questa variante di colore è la variante Bellini, vi lascio accanto il suo telaino, così potete vedere l'effettiva risultante di questa palette di colori. Questo è il Tequila. Questo il Curacao. Margarita. Fizz. Mojito. Rivediamo dunque questa bellissima palette di colori. Avete visto quanto sono sorprendenti? I telaini vi raccontano il carattere di ciascun gomitolo, quindi a ciascuno il proprio colore, quello che meglio lo racconta e lo rappresenta. Questi dunque sono i filati che vi ho presentato nella recensione di oggi, in questa guida agli acquisti, perché bisogna essere sempre consapevoli di quello che si acquista, bisogna conoscere il prodotto, la composizione, la resa, perché ogni articolo che noi possiamo realizzare, abbigliamento, accessori, può meritare un filo particolare che lo valorizzi e che valorizzi l'idea che abbiamo. Quindi saper scegliere il prodotto giusto per l'articolo che abbiamo in mente è tanto importante come saperlo realizzare. Appunto, abbiamo visto il Tencel, che è questo filato particolare in fibra di legno, abbiamo visto il Santana, questo cotone freschissimo e super colorato, abbiamo visto poi il Marley Cot con questa fibra metallica che si racconta da solo e l'intreccio sorprendente del filato Marlene, ma non ho mica finito qui. E vado a concludere decisamente in bellezza questa recensione, sperando già con i filati di avervi dato degli spunti su cui riflettere, andiamo a completare con il set Ilia. Ci sono dei colori veramente bellissimi, sono proprio i colori pastello moda di tendenza di questa stagione, che potrete quindi combinare con i vostri look. Vi faccio notare l'effetto della lavorazione, che tra l'altro conferisce tanta morbidezza al set, quindi è uno zaino molto confortevole perché, non essendo rigido, si indossa davvero in modo molto piacevole. Credo che sia tra l'altro uno dei set che apparentemente complesso, ma che in realtà può essere utilizzato anche dalle principianti, perché tutto già inserito, è già inserito il manico, ci sono già le tracolle, già predisposta la chiusura, tutto quello che dovrete fare sarà scegliere un filato e un punto di lavorazione. Ma c'è di più, potrete anche decidere quale forma dare al vostro zaino, perché in questo caso, grazie proprio alla flessibilità del materiale, voi potrete partire dal fondo, creando un fondo più tondo, più ovale, più squadrato, più stretto, più alto. In base alla forma che darete al fondo, così potrà variare la forma stessa dello zaino, permettendovi quindi una personalizzazione super. Se invece il fondo proprio decidete di non farlo, ci sono i fondi 27x12 che si adattano perfettamente. Per quello che riguarda il filato, io ho scelto il sublime Lux Cipria, che si abbina in modo veramente fantastico. Detto questo, con il set Ilia vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, sperando con questa rubrica, con questa guida, di avervi dato tanti suggerimenti utili, tanti spunti interessanti. Grazie e alla prossima!